non è stato freddo, sono posizioni molto diverse. Però ha detto una cosa importante De Luca che apprezzo, ha detto che il progetto di Bagnoli lo devono fare gli enti territoriali. Poi divergiamo sul fatto che lui ha accettato la nomina di un commissario e questo è un fatto grave perché comunque un amministratore locale deve secondo me respingere sempre ogni tentativo illegittimo e di abuso di potere come questo di commissariamento. Per il resto con De Luca abbiamo convenuto che Bagnoli non lo deciderà, il futuro di Bagnoli, né Nastasi e né il governo. Il futuro di Bagnoli lo decidono innanzitutto gli enti locali, cioè i cittadini di Napoli, il sindaco, il consiglio comunale, la regione Campania e quindi il governo che una cosa dovrebbe fare, ecco perché c'è un abuso e un'omissione grande quanto una casa, fare quello che ha detto il Consiglio di Stato, cioè deve pagare per la bonifica, per la rimozione della colmata e deve pagare lo Stato. E non solo lo Stato, ma soprattutto lo Stato perché Fintech ne è stato. Quindi questa è una cosa molto chiara. Di fronte a questo credo che la città di Napoli ha espresso parole di chiarezza. Per il resto noi realizzeremo Bagnoli e lo faremo con le nostre forze, con le nostre idee, con le nostre idee e con le nostre mani.